Bentrovati amici del web, nel video di oggi e nei successivi due parleremo della relazione tra dieta e salute delle nostre ossa. Oggi dipingiamo il quadro generale, nel video successivo ci occuperemo più specificamente di calcio e nell'ultimo proveremo a individuare gli alimenti migliori per mantenere sane e forti le nostre ossa. E infatti l'alimentazione ha un ruolo estremamente importante nel mantenimento della salute delle ossa, ma molte persone hanno le idee un po' confuse e pensano che basti prendere qualche integratore di calcio per essere a posto, quando invece le cose sono un po' più complicate. Ma niente paura, tutto quello che c'è da sapere, se avrete la pazienza di seguirmi, lo vedremo insieme. Ma innanzitutto, cominciamo a dare un po' di contesto. Per quale ragione è così importante mantenere la salute delle ossa? Spesso noi pensiamo alle ossa come qualcosa di per lo più inerte, che se ne stanno lì rigide e immutabili per darci forma e tenerci in piedi. E certamente il primo compito del nostro scheletro è quello di sostenere il nostro corpo, ma le ossa non servono solo a quello e soprattutto non sono affatto inerti né rigide né immutabili. Anzi, sono organi che vivono un'attività metabolica fervente ed eclettica, ci passano persino all'interno dei vasi sanguigni e nervi, crescono, si rimodellano e cambiano la loro densità. Oltre a darci struttura, sostengono e proteggono i nostri organi vitali. Pensiamo alla cassa toracica che protegge i polmoni, al cranio che protegge il cervello, alla colonna vertebrale che protegge il midollo spinale. Poi ancora forniscono il supporto necessario ai muscoli per consentire tutti i nostri movimenti. I muscoli devono contrarsi, ma da soli non ci portano da nessuna parte senza le ossa a cui sono attaccati attraverso i tendini. Il tessuto osseo è poi un organo di riserva per il nostro corpo di numerosi minerali quali calcio, fosforo e fluoro. Quando il nostro fabbisogno di questi minerali aumenta e non ne introduciamo abbastanza con la dieta, il nostro organismo va ad attingerli da lì. E poi ancora, la maggior parte delle cellule del sangue di cui ha bisogno il nostro organismo sono prodotte nel midollo delle nostre ossa. Noi pensiamo alle ossa come qualcosa di rigido, ma le ossa sono in realtà qualcosa di molto più tecnologicamente avanzato. Alla rigidità devono coniugare la capacità di potersi comprimere, stirare e resistere alla flessione, altrimenti non potremo correre, né giocare a calcio, né sollevare un peso e andremo in frantumi alla prima caduta. Per questo le nostre ossa sono fatte per circa i 2/3 di un mix di minerali che conferisce loro rigidità, principalmente calcio e fosforo strutturati nei cristalli di idrossiapatite, ma per il rimanente terzo sono fatte di un mix di molecole organiche che conferiscono loro resistenza e flessibilità, e la principale di queste sostanze è il collagene, una proteina fibrosa intorno alla quale si depositano i cristalli di minerali. La maggior parte delle nostre ossa o parti di osso sono più compatte, quello che chiamiamo osso corticale, mentre la parte restante, ad esempio la parte interna agli estremi delle ossa più lunghe come il femore e l'interno delle vertebre e delle costole, è osso trabecolare di aspetto più spugnoso. Siccome l'osso trabecolare ha un turnover più rapido, è il primo che ci va di mezzo quando iniziano ad esserci problemi tipo carenze nutrizionali o cambiamenti ormonali, ed è per questo che le fratture di femore, bacino e colonna vertebrale sono le più frequenti. Ora, come dicevamo, l'osso è un tessuto dinamico e sono principalmente tre i processi da cui è interessato: crescita, modellamento e rimodellamento. Crescita e modellamento sono i processi attraverso cui le ossa assumono la loro dimensione e la loro forma. Oltre a crescere in lunghezza e in larghezza, le ossa possono crescere anche in densità, e questa è la cosa più importante dal punto di vista della loro salute, perché, come potete facilmente immaginare, più un osso è denso, più è resistente, viceversa, quanto meno è denso, tanto più è fragile e quindi suscettibile a rompersi. E la densità delle ossa è direttamente proporzionale alla quantità di calcio e fosforo che riescono a incorporare nella loro matrice. Ora, la crescita dimensionale e il modellamento della forma avvengono generalmente fino alla pubertà, mentre la densità può continuare ad accrescersi fino alla prima età adulta, soprattutto nei maschi che possono continuare ad accrescerla fino a circa 30 anni, mentre nelle femmine il 90% della densità è già determinata prima dei 18 anni. Ma in ogni caso un pochino può andare avanti ad accrescersi fino a circa 30 anni, anche se in media rimane più bassa rispetto a quella dei maschi. Dopodiché stop, crescita e modellamento sono finiti, quello che è stato raggiunto è raggiunto e sarà la massima densità ossea raggiunta nel corso dell'esistenza, il cosiddetto picco di massa ossea.
Da lì in poi, quando crescita e modellamento sono finiti, l'osso non smette la sua attività perché continua ad essere interessato dal cosiddetto processo di rimodellamento, attraverso cui si cerca di bilanciare la perdita del tessuto osseo con la formazione di nuovo tessuto osseo. Le due attività del rimodellamento osseo sono appunto il riassorbimento e la formazione. Il riassorbimento del tessuto osseo avviene ad opera di speciali cellule chiamate osteoclasti, che hanno il compito di erodere la superficie dell'osso e trasferire nel circolo sanguigno le proteine e i minerali che hanno prelevato. Gli osteoclasti compiono questo lavoro di base per riassorbire il tessuto osseo vecchio o danneggiato, ma possono anche essere indotti a farlo in misura maggiore se l'organismo ha bisogno di prelevare minerali dall'osso, che come abbiamo visto prima serve anche all'occorrenza da riserva di calcio. Viceversa, la formazione di nuovo tessuto osseo è mediata dai nemici degli osteoclasti, gli osteoblasti, che invece sintetizzano nuova matrice ossea deponendo il collagene e gli altri componenti organici di supporto intorno ai quali cristallizzerà l'idrossiapatite. Badate bene, gli osteoblasti possono solo creare nuovo osso, ma non mineralizzare l'osso già esistente, quindi non possono aumentare la densità ossea. Tra i 30 e i 40 anni, riassorbimento e formazione sono per lo più uguali, per cui la massa ossea viene più o meno mantenuta. Da lì in poi, invece, il riassorbimento avviene più rapidamente della formazione, quindi massa e densità ossea vanno incontro ad un inevitabile declino. Vedete anche nel nostro grafico che dai 40 in poi la densità ossea inizia inesorabilmente a diminuire e nelle signore il declino è ancora un po' più veloce durante la menopausa, quando non ci sono più in giro gli ormoni estrogeni che stimolano gli osteoblasti a mantenere la massa ossea. Quindi, a meno di sottoporsi a terapia ormonale, che però come sappiamo ha anche i suoi lati negativi, si assiste spesso a un crollo abbastanza improvviso di massa e densità ossea proprio in quei primi 5 anni subito dopo la menopausa. Anche i maschi hanno una caduta di massa ossea legato al calo degli androgeni, ma loro sono in media più fortunati perché è meno drastica, avviene un po' più in là negli anni e comunque partendo da una densità iniziale più alta. Ed ecco quindi che abbiamo imparato un concetto importantissimo per quanto riguarda la salute delle ossa, e cioè l'evoluzione della massa e della densità ossea ha una relazione molto netta con l'età. Ed è importante ricordarselo perché troppo spesso le persone cominciano a preoccuparsi di ossa e osteoporosi solo dopo una certa età, quando cominciano a manifestarsi i problemi, e invece non è mai troppo presto per preoccuparsene, perché se consideriamo come evolve la massa ossea del nostro scheletro, scopriamo che è proprio nei primi decenni della nostra vita, fino a 30 anni circa, che la matrice ossea si mineralizza, quindi è proprio in quel periodo che si fanno i veri giochi, dopodiché intorno ai 30 anni si raggiunge il picco e la massa ossea non si accresce più, indipendentemente da quanta attività fisica, quanto calcio, quanta vitamina D buttiamo dentro. Ecco perché tutti i provvedimenti legati allo stile di vita e alla dieta che vedremo insieme per promuovere la salute delle ossa non sono roba da anziani, ma sono importantissimi già in questa prima fase della vita per fare in modo di massimizzare la nostra massa ossea finché possiamo, perché poi quella che è e ce la dobbiamo tenere per tutta la vita. Ma allora, si chiederà qualcuno, se tutti i giochi si fanno prima dei 30 anni, dopo quell'età non me ne faccio più niente della dieta, del calcio, della vitamina D, degli esercizi, eccetera. Certo che no, da lì in poi dobbiamo sempre preoccuparci di fare il meglio che possiamo con dieta ed esercizio, perché anche se la massa ossea non la possiamo più accrescere, e anzi proprio perché non la possiamo più accrescere, dobbiamo fare tutto il possibile per non perderla, o almeno per rallentare il più possibile questa perdita, che dopo una certa età diventa inevitabile, e le signore, come abbiamo visto, devono starci ancora un pochino più attente, perché partono in media svantaggiate e inoltre tendono ad avere un declino più rapido. Per cui, riassumendo, prima dei 30 anni la dieta e lo stile di vita sono necessari per fare in modo che il picco di massa ossea sia il più alto possibile. Il massimo da raggiungere varia da individuo a individuo ed è predeterminato geneticamente, ma sta comunque a noi consentire all'organismo di raggiungerlo, perché come sempre la predisposizione genetica ci dà una potenzialità per fare qualcosa, ma sono poi le cose che facciamo noi che determinano nel concreto cosa accade o no. Non so se mi spiego, il vantaggio genetico può essere
paragonato ad avere un secchio più grande da riempire, ma poi dobbiamo comunque pensarci noi a riempirlo. E quindi, ad esempio, vedete, la ragazza verde è stata brava ed è riuscita ad avere un picco di massa ossea più alto rispetto alla ragazza rosa. A questo punto, anche se il suo ritmo di declino fosse lo stesso della rosa, comunque la verde avrà sempre ossa più dense perché partiva da un valore più alto. Ma se sarà brava e continuerà ad impegnarsi con dieta e stile di vita anche nell'età adulta, potrà fare ancora di meglio e rallentare il più possibile la perdita di densità ossea anche negli anni successivi e quindi mantenere ossa ancora più resistenti. Naturalmente anche la sua amica rosa, che poverina parte da una situazione più sfavorevole, può, e anzi per lei è ancora più importante, adottare gli stessi provvedimenti durante l'età adulta e quindi rallentare il più possibile la perdita della sua già bassa densità ossea. Quando invece la perdita di massa e densità ossea è molto elevata, siamo in presenza di una vera e propria condizione patologica che è l'osteoporosi. Qui la rarefazione molto elevata e progressiva del tessuto osseo rende le ossa sempre più fragili via via che si procede con l'età, predisponendo da un lato a deviazioni della colonna vertebrale e dall'altro a un rischio molto elevato di fratture, a volte anche solo causate dal carico di piccoli pesi come le borse della spesa, oppure in casi più gravi anche spontanee sotto il solo peso del corpo. E al primo posto c'è sicuramente la frattura del collo del femore in seguito ad una caduta o a monte di essa. Succedono entrambe le cose: può succedere che si inciampa, si cade e si rompe il femore, oppure il femore si rompe di suo per il semplice peso del corpo o di un movimento infelice e poi si cade in conseguenza. In entrambi i casi si tratta di una situazione da prevenire il più possibile, perché soprattutto nelle persone più anziane può significare l'inizio del declino. Ma come facciamo a conoscere la situazione delle nostre ossa? Beh, il test per eccellenza per misurare la densità minerale ossea è la MOC, che di fatto usa la DEXA, cioè lo stesso principio con cui misuriamo anche massa magra e massa grassa. Si tratta di un esame assolutamente non invasivo, non fa male, e ci dà un indice, il cosiddetto T-score, di quanto si discosta la densità delle nostre ossa rispetto al valore medio del picco di massa ossea a 30 anni. Se il T-score è compreso tra più 1 e meno 1 deviazioni standard, siamo a posto. Se invece è più basso di meno 1, dobbiamo cominciare a preoccuparci. Con un T-score inferiore a meno 2,5 sigma si fa la diagnosi di osteoporosi. E se anche arriva quella diagnosi, a quel punto che faccio? Getto la spugna? No, ancora una volta saranno sempre dieta e stile di vita i due pilastri più importanti per tenere sotto controllo la situazione ed evitare il peggio, insieme eventualmente alla terapia farmacologica che potrete concordare con il medico: i bifosfonati, i modulatori selettivi dei recettori estrogenici, la calcitonina o la terapia ormonale sostitutiva, tutte cose che però hanno pro e contro e che comunque a ben poco varranno se insieme non fate il meglio possibile con dieta e stile di vita per rallentare al massimo il processo di rarefazione ossea. Oh, e fin qui abbiamo continuato a dire dieta e stile di vita in generale, ma adesso è arrivato il momento di cominciare a elaborare su cosa in concreto significa dieta e stile di vita per quanto riguarda la salute delle nostre ossa. E allora da cosa cominciamo? Quando parliamo di dieta e salute ossea, la prima cosa che ci viene in mente è il calcio, e a buon diritto, perché il calcio ha effettivamente un importantissimo ruolo strutturale a livello delle nostre ossa e dei nostri denti, dove insieme al fosforo forma i cristalli di idrossiapatite che ne rafforzano la matrice proteica. Ed è per questo che al calcio dedicheremo il prossimo video di questa serie. Ma attenzione, una cosa che deve essere ben chiara è che la salute delle ossa non è solo una questione di calcio, anche quando si parla di alimentazione. I dati epidemiologici ci fanno vedere addirittura come la minore incidenza di fratture sia proprio in quei paesi del mondo che hanno la minore assunzione di calcio, e questo ci fa ampiamente capire come il calcio da solo non sia affatto sufficiente a garantire la salute delle ossa. Come vediamo in questo storico lavoro di Hegstedt pubblicato sul Journal of Nutrition, ci sono paesi come la Svezia, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda dove l'assunzione di calcio è molto alta, ma è alta anche l'incidenza di fratture, e viceversa paesi come Hong Kong o Singapore dove l'assunzione di calcio è molto bassa eppure anche l'incidenza di fratture è molto bassa. Quindi la salute delle ossa non è solo una questione di calcio e tantomeno è una questione di latte. In un altro famosissimo studio con dati presi dal Nurses Health Study, uno dei più grandi studi epidemiologici mai condotti, si vede che le volontari che bevevano più di 2 bicchieri di latte al giorno avevano un rischio relativo di fratture del 50% più alto rispetto a quelle che bevevano meno di un bicchiere di latte la settimana. Ci sono intere popolazioni al mondo, ad esempio in Africa, che hanno un intake bassissimo di calcio e non bevono latte, eppure hanno le ossa in perfetta salute e una incidenza di fratture quasi nulla.
E questo perché? Principalmente per due ragioni. Primo, perché il fabbisogno di calcio non è assoluto, dipende da altri fattori legati alla dieta. Queste popolazioni hanno una dieta principalmente vegetale con poco sodio e poco fosforo, per cui a loro di calcio ne basta molto meno di quello che serve in una dieta occidentale, come vedremo meglio la prossima volta. E poi secondo, perché ci sono moltissimi altri nutrienti oltre al calcio coinvolti nel metabolismo osseo, e anche di questi diremo di più nei prossimi video, ma ve li anticipo già perlomeno come elenco: sono la vitamina K, la vitamina C, il boro, lo zinco, il manganese, il ferro, il rame, il silicio, il selenio, il vanadio e i fitoestrogeni. Tutti questi nutrienti sono coinvolti a vario titolo nel rafforzamento e nella salute delle nostre ossa. Capite quindi come non sia solo il calcio quello di cui ci dobbiamo preoccupare. Se noi prendiamo palate di calcio ma poi ci mancano la vitamina K, il boro, lo zinco, beh, poco ce ne facciamo di quel calcio e per le nostre ossa saranno comunque guai seri. Ecco perché è sempre sbagliato focalizzarsi solo su una cosa, e l'equilibrio della dieta nel suo complesso è sempre più importante che preoccuparsi di un solo nutriente. E poi ancora, questo è un canale di alimentazione, per cui è su questo aspetto che ci concentreremo nei prossimi due video, ma è assolutamente doveroso ricordare che non è solo la dieta a determinare la salute delle ossa, perché ci sono altri importantissimi fattori legati allo stile di vita. Innanzitutto è fondamentale evitare la sedentarietà e condurre uno stile di vita attivo. Le ossa, quando non sono soggette a sopportare il peso del corpo, perdono rapidamente la loro massa e la loro densità, come si osserva nelle persone costrette a letto per lunghi periodi di tempo oppure negli astronauti che vivono in assenza di gravità per periodi prolungati. Per cui la sedentarietà promuove una rapida diminuzione della densità ossea e aumenta notevolmente il rischio di fratture. Viceversa, l'esercizio fisico è un fattore chiave nel rafforzare e mantenere la densità ossea. In primo luogo le attività di carico, weight bearing in inglese, cioè quelle attività in cui le ossa devono sostenere il peso del corpo, come ad esempio camminare, fare le scale e, se si è in grado, correre e ballare. Per rafforzare ancora di più le ossa, al peso del corpo si possono aggiungere pesi supplementari, come ad esempio camminare con uno zaino sulle spalle. Poi ancora le attività di resistenza muscolare, resistance training in inglese, cioè quegli esercizi dove si lavora contro il peso di un altro oggetto. E non si tratta necessariamente di andare a spaccarsi in palestra, anzi ci sono molti esercizi di questo tipo adatti anche alle persone più anziane, come ad esempio degli esercizi leggeri con i pesi o con gli elastici, che vanno assolutamente incoraggiati perché sono molto utili al rafforzamento osseo. Infine è utilissimo anche qualche esercizio di flessibilità delle articolazioni, tipicamente un po' di stretching dopo aver fatto un po' di carico e di resistenza, oppure yoga o tai chi, e questi aiutano moltissimo anche nell'educazione alla prevenzione delle cadute, che è un'altra cosa che tutti dopo una certa età dovrebbero considerare seriamente per prevenire il rischio di cadute accidentali con possibili fratture. Oltre all'esercizio fisico, anche l'esposizione regolare alla luce del sole è fondamentale per la salute delle ossa, perché ci consente di produrre nella nostra pelle tutta la vitamina D di cui abbiamo bisogno per assorbire bene il calcio. Se invece siamo sempre al chiuso, usciamo sempre tutti coperti o abbiamo la pelle molto scura o viviamo in zone in cui c'è poca luce per molti mesi all'anno, beh, allora questa vitamina D che ci facciamo da soli non sarà sufficiente, e la vitamina D è un po' difficile da trovare negli alimenti, per cui soprattutto le persone anziane che tendono a coprirsi sempre o a stare all'ombra dovrebbero imparare a scoprire almeno le braccia e, se possibile, anche le gambe ed esporsi alla luce del sole per almeno un quarto d'ora al giorno, ogni volta che questo sia possibile. E poi ancora, oltre al buio e alla sedentarietà, anche il fumo di sigaretta è un noto fattore che causa diminuzione della densità ossea a causa dei suoi effetti sugli ormoni che influenzano la formazione e il riassorbimento dell'osso. E l'alcol? Beh, l'alcolismo cronico è associato a rischio di osteoporosi principalmente per via delle altre carenze nutrizionali che ne conseguono, ma al contrario, chi fa un consumo moderato di alcol ha un rischio di osteoporosi addirittura più basso rispetto a chi è astemio. Ok signori, e con questo direi che è tutto per oggi. Abbiamo dipinto un quadro generale della relazione tra dieta, stile di vita e salute delle ossa. Nel prossimo video ci occuperemo più specificamente di calcio e della sua altrettanto importante relazione con il resto della dieta. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito www.spaziosfera.com per inviare le vostre domande e trovare ulteriori contenuti, gli account Twitter, Instagram e Facebook @spaziosfera, e poi come al solito la regola delle regole, che è questa: vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro? Very food.